Il progetto Sofia sulla sicurezza, che prevede la realizzazione di una mappatura digitale dei sistemi di videosorveglianza estesa all'intero territorio provinciale e che potrà in futuro diventare un valido strumento per una politica di sicurezza urbana integrata, giunge al suo ultimo step di adesioni con le firme di 7 associazioni di categoria. Stamattina, infatti, presso la prefettura di Pesaro è stato sottoscritto il patto provinciale per la sicurezza urbana, da Confindustria, CNA, Confcommercio, Federfarma, Confartigianato, CIA e Confesercenti. Con la firma dell'atto aggiuntivo, le associazioni si impegnano a sensibilizzare gli associati sulle potenzialità del patto e ad individuare il proprio referente tecnico, che sarà il punto di riferimento per tutte le imprese iscritte che vorranno partecipare alla mappatura digitale del progetto con i propri impianti. Loro saranno il trade union con i loro associati e faremo in modo quindi che questo sistema di mappatura sia veramente completo sul territorio provinciale. Per noi è un ottimo risultato. Io ringrazio tutte le associazioni di categoria che si sono dimostrati veramente molto sensibili alla problematica. Noi pensavamo che oggi fosse, diciamo, lo step finale e invece abbiamo avuto contatti anche con ABI, si sono dimostrati anche loro molto interessati a partecipare, quindi probabilmente nei prossimi giorni avremo anche le banche con noi e il sistema delle banche. Un progetto importante a cui aderisce anche Confcommercio. Ma per la Confcommercio, per le nostre imprese è essenziale una città sicura e quindi potenziare le forze dell'ordine con il supporto di tutte le attività economiche, degli strumenti per consentire un controllo del territorio, sia nei confronti dei criminali, per le rapine, i furti, ma anche per le baby gang, per i disastri che succedono nelle nostre città nelle ore notturne. Bellissima iniziativa assunta dalla prefettura con tutte le forze dell'ordine, tutte le associazioni di categoria e i comuni. Essenziale il ruolo anche dei comuni per il potenziamento dei punti di vigilanza e di osservazione sul territorio.